Allora, iniziamo questo nostro comizio stasera. Ci fa piacere vedere la villa comunale piena soprattutto di facce giovani, di facce che magari non vediamo mai solitamente comizi e che magari in questi anni non si sono occupati di politica e di cosa pubblica. E la cosa ci fa enormemente piacere, perché significa che al di là di quella che è la vulgata di questo momento, dell'antipolitica, che la gente è stufa, ma giustamente è stufa, c'è la consapevolezza che solo se riprendiamo in mano lo scettro della sovranità attraverso il voto e riusciremo a dare un nuovo governo a questo paese, probabilmente potremo evitare il baratro. Io non voglio dilungarmi, se avrò la possibilità se ci sarà tempo dirò qualcosa alla fine, però una cosa la voglio dire, cari compagni e cari concittadini. L'altro giorno non l'ho sentito, mi hanno detto che l'ex fu sindaco, quello, in un'intervista pare che abbia dichiarato che lui ha amministrato il Bengodi, il paese, l'isola che non c'è, un paese dove non ci sono più problemi, dove tutto va bene, dove addirittura lasciano i soldi in cassa. Io molto, come dire, umilmente, serenamente, pagatamente, come direbbe un politico nazionale, pongo questa domanda. Ma se è vero così, se è vero che il paese è stato amministrato bene, se è vero che la gente è così felice, ma perché non ti sei candidato? Noi ci saremmo aspettato di vederlo capolista, perché uno che ha governato bene, che è amato dalla sua gente, avrebbe da solo consentito la vittoria della sua coalizione. Bene. Quando si passa poi dalla fiction, dalla finzione televisiva, ai fatti il mondo cambia. E il paese che ci consegna questo centrodestra dopo 10 anni è un paese più brutto, è un paese in cui la scuola è chiusa e una sta per chiudere, è un paese in cui le tasse sono aumentate, è un paese in cui i servizi sono peggiorati, è un paese in cui, lo voglio dire, la politica ha raggiunto dei punti di arroganza non più accettabili. Ed è per questo che tanti giovani, tante donne hanno deciso di cimentarsi in politica e hanno deciso di candidarsi nelle liste di Sinistra Ecologia e Libertà, che lo voglio dire, chi ci conosce non sa la nostra storia politica, ma oggi Sinistra Ecologia e Libertà a Mottola rappresenta il tentativo di mettere insieme persone, esperienze, narrazioni, situazioni, tasselli di società diverse che hanno l'unico obiettivo, ricostruire un minimo di dignità civile in questo paese. Ed è per questo che passo la parola a Mirko Acquaro, operaio ILVA, abbiamo diversi operai ILVA, che in questo momento rappresenta, l'ho detto l'altra volta in piazza Colletto, lo ridico oggi, rappresenta l'espressione della sofferenza della classe operaia, di come si possa tenere insieme la salute e il lavoro. Ed è questa la sfida importante che aspetta la sinistra nei prossimi anni. La parola mi sta a cuore.